Ciao, sono Vittorio Gazzara, regista cinematografico, fondatore della Vertical Green Productions e in questo report di maggio, che in realtà arriva un po' sul filo di lana, parleremo di Red Random e l'eroe multicromatico. Quindi, senza ulteriori indugi, tingiamo tutto di rosso e iniziamo. Red Random e l'eroe multicromatico è la nuova serie targata Vertical Green Productions. Chi ha seguito finora gli aggiornamenti sa che si tratta di una serie a cartoni animati e a cartoni animati minimalisti. La cosa si è fatta più chiara negli ultimi giorni, nelle ultime settimane, quando ho iniziato a postare le immagini dei personaggi che comporranno il cast della serie. Red Random è attualmente in fase di pre-produzione ancora acerba, nella misura in cui ho scritto un soggetto generale della serie, non mi sto ancora occupando della sceneggiatura dei vari episodi perché è ancora prematuro e la cosa avverrà in un secondo momento. In questo periodo mi sto concentrando sul concept design dei personaggi e chi segue Facebook e Instagram ha già avuto modo di vedere alcuni design dei personaggi, tra cui Red Random, il protagonista, e il giudice Green. Da queste immagini si possono capire alcuni dettagli della serie. Prima di tutto che i personaggi sono delle figure geometriche semplici, quindi anche, va da sé che anche l'animazione di questa serie sarà qualcosa di molto semplice, elementare, come ho già detto in altre occasioni, per fare in modo che la lavorazione sia più veloce e non porti via troppo tempo e neanche troppe risorse da un punto di vista economico. E in più che ogni personaggio avrà un colore specifico. Ho già detto in un altro report che Red Random e l'eroe multicromatico si fonda sugli studi sul colore di Max Luescher. Chiunque sia interessato al lavoro di Max Luescher può reperire informazioni sia su Wikipedia che su pubblicazioni specifiche. L'argomento è comunque interessante a prescindere e vale la pena approfondirlo. E il metodo Luescher si fonda appunto su otto colori, gli otto colori degli otto personaggi di questa serie, e si fonda sull'assunto di base che i colori, più che i concetti, siano universalmente interpretati a livello inconscio nello stesso modo, a prescindere dal sesso, dalla razza, dalla provenienza sociale e finanche dal contesto storico in cui ci si trova. E quindi su questo assunto di base si possono tracciare dei profili personali, comportamentali, emotivi e interpretativi di qualsiasi individuo. Su questa base si fonda il lavoro di concept design dei personaggi di Red Random e l'eroe multicromatico, perché se è vero che il colore rosso, ad esempio, ispira inconsciamente una gamma di pensieri, sentimenti e comportamenti, allora si può tracciare un profilo di quel personaggio che ha il rosso come colore principale. E così via per tutti gli altri colori. Anche lo studio delle forme, lo studio psicanalitico delle forme interviene all'interno del concept design di questa serie. Red Random, ad esempio, è un trapezio rovesciato ed è rosso. Quindi le interpretazioni psicanalitiche del trapezio rovesciato e del rosso vanno a comporre la psicologia e il comparto emotivo di questo personaggio. Questo vale anche per il giudice Green che avete potuto vedere su Instagram e per tutti gli altri personaggi che al momento sono in fase di definizione e che vi mostrerò nel corso delle settimane. È necessaria una menzione speciale per i nomi dei personaggi che, come avrete notato, hanno nome e cognome che iniziano per la stessa lettera. La cosa acquista un senso perché il Red Random avrà una narrazione molto simile ai racconti di avventura degli anni 50-60, in cui non era raro trovare degli eroi con questa caratteristica nel nome, cosa che è anche poi stata ripresa da molti fumetti Bonelli come Dylan, Doug Martin Mister, Nathan Never. Questa tipologia di nomi in effetti conferisce un'aura un po' più di avventura per ragazzi che in effetti è lo stesso scopo di Red Random. Per quanto riguarda la trama,
Non mi sento ancora di anticipare di nulla, nella misura in cui al momento la pre-produzione è consistita nello scrivere un soggetto generale della storia, ma non mi sono ancora occupato della sceneggiatura particolare di ogni episodio, cosa che avverrà nel momento in cui avrò stabilito il concept design di ogni personaggio. Quindi un po' per non rovinarvi la sorpresa, un po' anche perché nel frattempo molte cose potrebbero cambiare ancora e quindi disattendere certe attese, mi riservo ancora la facoltà di non raccontarvi nulla della storia, che però posso anticipare è strutturata, se non altro nelle mie intenzioni, per durare più di una stagione. Quindi, a differenza di Bunker, non sarà una stagione autoconclusiva, ma nelle mie intenzioni Red Random, l'eroe multicromatico, è una storia che si svilupperà su più stagioni, probabilmente 3, mi piacerebbe anche su 4, però lo vedremo più avanti. Mentre il concept design dei personaggi si sta delineando in maniera più precisa, sto prendendo contatti con alcuni musicisti internazionali, come avvenuto in Bunker, per approntare una colonna sonora per la serie. In questo frangente specifico mi piacerebbe, a differenza di Bunker, avere una colonna sonora firmata da un solo artista. Sto prendendo contatti, come ho detto, con diversi artisti internazionali per capire chi è più disponibile e chi è anche più, soprattutto, adatto allo scopo. Nei prossimi report vi aggiornerò anche su questo frangente. Nelle prossime settimane ci saranno degli aggiornamenti per quanto riguarda il concept design dei personaggi, probabilmente definirò anche meglio l'aspetto psicologico e comportamentale e un po' anche di biografia dei personaggi, quindi è possibile che pubblicherò anche delle schede personaggio un pochino più dettagliate. E nel frattempo, mentre il concept design viene sempre più concretizzato, anche la parte di merchandising comincia a nascere, quindi il merchandising di Red Random e l'eroe multicromatico può dirsi ufficialmente partito, con la prima grafica disponibile sullo store online riguardante appunto i personaggi di Red Random. Quindi, se volete farvi un regalo e al tempo stesso dare un piccolo contributo per la realizzazione di questa serie, visitate lo store online, trovate il link in descrizione e ci fate felici. Ecco. Per il momento è tutto, è stato più un report di anticipazioni su quello che comincerà a concretizzarsi a partire dal prossimo mese. Spero di avervi dato qualche risposta in più riguardo questa serie e di avervi anche solleticato l'interesse, di avervi fatto venire l'acquolina. Lo scopo in questa fase è questo, e comunque è in programma una nuova puntata del Don't Fuck with Mordred, in cui potrete sbizzarrirvi con tutte le domande inerenti anche a Red Random, alle quali non ho risposto in questo frangente, e quindi quella è la sede per dirmi eventualmente dici di più perché vogliamo sapere e non puoi tenerci sulla corda in questo modo. Io ho un po' questo vizio qua, dovete anche capire che essendo una casa di produzione indipendente, un report ogni mese non posso spiattellarvi tutto ogni volta, perché altrimenti viene meno anche il piacere dell'attesa di un qualcosa che ancora non si conosce. Quindi tenete duro, io cerco di lavorare al massimo delle mie possibilità e al massimo anche della velocità consentitami dalle contingenze altre, e nel frattempo vi auguro una buona giornata, che sia multicromatica, che sia creativa, e vi do appuntamento al prossimo report di giugno. Ciao!